Sì, semplicemente per dire, 100 miliardi sono stati messi a terra nel giro di pochissimo tempo per contrastare prima le emergenze e le grandi vulnerabilità, la cassa integrazione, il sostegno al reddito, il reddito di emergenza stesso. Hanno permesso di arginare quello che poteva essere una catastrofe sociale di proporzioni ben più grandi rispetto a quelli che sono stati gli effetti che si sono vissuti oggi. Dopodiché, per quanto riguarda le imprese, è stato varato prima il fondo di garanzia, l'accesso al credito con la garanzia dello Stato. Tante sono le imprese che hanno avuto accesso a questo sistema di finanziamento. Il contributo a fondo perduto che nel prossimo decreto verrà ancora più potenziato, ci sarà un ulteriore allargamento di questa misura per consentire, come sentivamo nel servizio poco fa, ai commercianti, agli esercenti di poter beneficiare ancora di un contributo, viste le difficoltà, Non visto i che contributi, comunque si i vive. consumi non sono ancora Hanno ripartiti e chiuso poi le va sommato serrande. alla domanda. Sottosegretario, la cassa integrazione, c'è gente che ancora attende. Io posso fare una Cassa domanda? Mi integrazione. scusi, no, c'è ancora Cioè, gente, no, mi non si vive dei permetta, io sussidi. con Ma se tanta lei pazienza blocca ho fatto l'esercizio licenziamenti, di ma l'azienda ascoltarla. Lei chiude, a deve cosa essere serve bloccare i semplicemente licenziamenti? educata e Allora, ascoltare che Sardone, io le chiedo un finisco attimo di di parlare. pazienza, Ok, grazie. Silvia Sardone, che Aspetta, farà la sua domanda. Se ci non accavalliamo, però, non si capisce né l'uno né l'altro. Concluda, educata. Agea. Attenda che io finisco di parlare perché l'ho ascoltata con pazienza prima, può fare l'esercizio di ascoltare me adesso. La cassa integrazione è stata pagata a milioni di cittadini nel giro di poco tempo. Forse non so se lei ricorda che fino a prima dell'emergenza Covid ci volevano 5-6 mesi per il pagamento della cassa integrazione a una vertenza di un'azienda. In 3 mesi sono state pagate milioni di casse integrazioni. Ci sono stati ovviamente dei ritardi dovuti a una struttura che sicuramente va efficientata, ma continuare a ripetere una poesia che è insostenibile e che veramente non rende merito a chi, come la struttura dell'Inps, ha veramente fatto l'impossibile per intervenire. Non vi dimenticate che ci sono 13 milioni di cittadini italiani che hanno beneficiato delle misure messe in campo dall'Inps. Quindi evitiamo di ripetere sempre una storia che sa tanto di slogan, sa tanto di becera Se polemica e vuole non gliele è presento quelle costruttiva. persone, se esce Dopodiché, dall'ufficio le incontra. Se esce dall'ufficio le incontra le persone che hanno ricevuto la cassa integrazione, non ma guardi, è lei becera esce propaganda, dall'ufficio, esco anch'io, è usciamo tutti da. ascoltare i Non cittadini. vi Se vuole, fate ci incontriamo, la paladini di porto con la cose che manina neanche incontra. conoscete perché ripetete a pappagallo degli slogan che Guardi, imparate a memoria e guardi, non ma le faccio una verificate domanda minimamente con semplice. i A cosa fatti. Lei serve deve imparare bloccare a i verificare con licenziamenti i se fatti quello che chiudono le dice. Ci sono aziende? 13 Non è meglio milioni di di fare cittadini delle italiani che allora, hanno beneficiato così delle non si misure capisce, così non dell'Inps, si capisce. ma non diciamo Silvia Sardone, faccia la sciocchiaggini, sua cerchiamo di domanda stare e il al filo sottosegretario della risponderà. realtà e al fatto che il Faccio una domanda governo nel giro di semplice. poco tempo ha Dato che non cercato penso che di andare l'imprenditore ad sia qui per intervenire sapere in poi ogni che chiedo un attimo singolo di pazienza settore di veste entrambe, delle fragilità. Agea e Sardone. In Studi questo modo non meglio in. riusciamo a capire né l'una né l'altra e non è un dibattito costruttivo. Una domanda da parte di Silvia Sardone, sentiamo la sua risposta, però cerchiamo di parlare una alla volta, altrimenti è inutile. Dato che non ho l'idea comunista per il quale l'imprenditore è brutto, cattivo e vuole licenziare i propri dipendenti, anzi penso che investa nella formazione dei collaboratori e insomma faccia di tutto per tenerseli, vorrei sapere a che cosa serve il blocco dei licenziamenti se tanto poi le aziende possono chiudere. Non è meglio fare delle cose tipo la sospensione del codice degli appalti, fare una bella pace fiscale e in generale andare incontro alle imprese? Non pensa che bloccare i licenziamenti, ma di Va bene, fatto la domanda è rendere chiara, possibile la chiusura delle risponda Agea. aziende stia in incongruenza? Beh, però io capisco che sta a Bruxelles, ho fatto la sua esperienza 5 anni per 5 anni, però deve informarsi, perché in semplificazioni va esattamente in questa direzione, quindi basta semplicemente informarsi, deve seguire l'iter parlamentare, ma sicuramente si darà la possibilità alle aziende di investire nel settore delle infrastrutture. Lei sa benissimo che il settore delle infrastrutture.
ha la capacità di occupare nell'immediato tanta forza lavoro, quindi in questa direzione si sta esattamente andando. Allora, dobbiamo uscire da questo, dobbiamo uscire da questo momento, altrimenti non si capisce l'opinione né dell'una.